chicas! Hola, chicos! Buongiorno. Allora, io non vi dico dove siete sopra, perché siete sopra un sacco di cartoni che, tra l'altro, vi devo far vedere, devo aprire e farvi vedere. Lui intanto vi saluta, ma è un po' sversino. No, cos'è che mi hai fatto cadere, amore? Mi sono appena truccata e c'è un casino dietro. Fatemi sapere, cioè, ci sono tutti i cassetti aperti. Ah, ma tra l'altro vedete proprio voi dove siete sopra. Vedete? Siete sopra un po' di scarpe che io e Ale abbiamo comprato e che voglio farvi vedere. Poi c'è il pacco che adesso apro, magari apro con voi, che è un pacco di un cuscino che ho comprato prima della quarantena per alzare i piedi durante la notte e migliorare la circolazione, quindi la cellulite la facciamo fuori. Poi ho un pacco di protesi, un po' di cose in giro, c'è un po' di casino, cioè vedete, c'è un po' di casino, quindi scusate, ma è così. E lui è un po' sversino perché si è appena svegliato. Si è appena svegliato e adesso fa il sorrisino, ma era un po' sversino. Infatti stavo mangiando biscotto, ragazze. Venerdì è il suo compleanno, quindi oggi ci dedicheremo alla preparazione del compleanno di Sebi. Sì, tra l'altro non so se si vede anche il mio outfit, perché ho messo questo vestitino che mi piace tanto, dopo ve lo faccio vedere, ce l'ho già dall'anno scorso, non è nuovo, però sotto ho le calze antiscivolo, vedete che si vedono? Sono... Oddio! Non riesco a tirarla su! Sono così... così elastica! Proprio elastica, eh? Mamma, hai visto? Un tronco! Ehi! Un piccolo vlogger! Sì! No, 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 no. Allora, prima che me ne dimentichi, siccome me l'avete chiesto veramente in tantissime, la seconda parte del video Draw My Life, me l'avete chiesto veramente in tantissime, sia sotto il video Draw My Life, quindi la prima parte, sia su Instagram, sia nei vlog, sotto i vlog, e io vi ho promesso di deciderlo insieme. Infatti sono qui per chiedervi quando e in che occasione potrei fare la seconda parte del Draw My Life, perché la prima l'ho fatta per festeggiare insieme i 50.000 iscritti e mi piacerebbe fare la seconda per festeggiare qualcosa, non so, magari quando cambiamo casa, per dire, non lo so, fatemi sapere voi, non lo so, magari quando mi faccio bionda, non lo so, fatemelo sapere, ma io non potrei farmi bionda. No, Ale mi sta guardando con schifo. Mi sta guardando con schifo. Qui c'è un sederino. Quindi fatemi sapere voi qui sotto con un commento quando potremmo farlo. Non lo so, io non ho idee precise, però mi piacerebbe realizzarlo. E siccome è un video molto importante, vorrei legarlo a un avvenimento in modo proprio che rimanga proprio nella mia mente, impresso nella memoria. Io faccio così anche con i rossetti, cioè per dire, io ad ogni avvenimento mi compravo un rossetto MAC, per dire, quasi la totalità, non solo MAC, però quasi la totalità dei miei rossetti sono legate ad un avvenimento. Tipo, ho fatto colazione, prendo un rossetto, mi sono allacciato le scarpe, prendo un altro magari rossetto. Magari qui c'è Sebi, qui c'è Sebi, e niente, io adesso vado di là che apriamo il pacco. Ah, mi raccomando, se state guardando qua per la primissima volta, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace a questo video, un bel mi piace, mi piace. Oggi sono di buon umore, sì. Allora, intanto che Seba sta facendo merenda, gliela sta dando Ale, io sono andata a prendere un paio di farmaci per aprire il mio super paccone, così stasera lo uso, il mio super cuscino. C'è qua anche un piccolo aiutante, tra l'altro io devo anche sistemare, perché fatemi sapere se anche voi ogni volta che vi truccate fate un bordello del genere, che poi almeno questi potrei anche chiuderli, per dire. Comunque,
qui ci sono anche un altro, altre cosine. Ieri sono passata tipo da Douglas e ho preso due prodotti di Kylie Skin. Aspettate, vedete questi qua che sono arrivati anche in Italia e sono arrivati anche qua, stranamente, e mi è arrivata anche la mia lampada. Vi ricordate che vi avevo chiesto consiglio? Ci ha messo tipo 3 mesi. Ho preso questa di Kylie Skin e poi ho preso un'altra roba. Aspettate, questo qua, ho preso il tonico e la mousse. Questa è la mousse, la foaming, e questo è il tonico. Non vedo l'ora di provarli. Vabbè, adesso iniziamo. Ah, invece qui ieri sono andata a prendere un po' di vestitini per i bimbi, e tra l'altro c'è anche l'outfit che devo andare a mettere in lavatrice, per il compleanno di Sebi. Allora, a parte questi foulard che li ho presi per me a 3 euro per il mare, mi piace metterli nei capelli, fanno subito un po' chic con 3 euro. Poi ho preso questi, aspettate che volevo farvi vedere l'outfit. Ho preso anche questi pantaloni per me alla modica cifra di 7 euro. 7 eurelli! E sono i cargo classici. Aspettate, voglio farvi vedere gli outfit con cui farò la foto. Ecco, ecco, ecco! Li ho presi uguali, ovviamente. Questi sono i vestitini per la foto del 12° mese. Non so se mi seguite su Instagram, però io, da quando Seba ha fatto un mese, ho sempre fatto una foto insieme di Sebastian e Riccardo, e li ho preso la camicetta uguale, questa qua è per Ricky e questa qua è per Seba rosa, che adesso metto in lavatrice. E poi li ho preso sotto i pantaloni, i bermudini di questo colore qua, verdone, che ci sta bene con il rosa, mi piace molto, e c'era anche per Semi, quindi sono stata un po', mi sono adattata a quello che c'era in modo che fossero uguali, perché mi piacciono molto. Tra l'altro li ho pagati veramente poco, perché i bermudini tipo 5 euro e 6 euro quello di Ricky, invece le camicette le ho pagate sempre poco, tipo 7 euro, e sono di cotone, sono fatte bene, mi piace molto anche lo scollo alla coreana, si dice. Comunque, ho preso un po' di cosine, ho preso anche questa polo bellissima per Ricky, perché io adoro mettere la polo a Ricky. La polo a Ricky, questa qua mi piace un sacco. I'm sexy and I know it. Chi c'ha le autoreggenti e chi le antiscivolo? Allora, apriamo il paccone che non vedo l'ora, ci ha messo una vita ad arrivare e ci ho messo anche una vita a sceglierlo, perché ce ne sono tanti in, su Amazon, e io lo volevo abbastanza alto, perché comunque voglio imparare. Ma è gigante! È gigante! Cioè, guardate che figata! Vedete, lo mettete sotto le gambe in modo che proprio la circolazione ritorni indietro, perché io la mattina mi sveglio che mi fanno male proprio i piedi, mi fanno male le gambe, perché proprio mi sento che la circolazione è bloccata. Quindi mi sono messa una sera su Amazon e ho cercato un cuscino, ci ho messo una vita, e alla fine tra tutte le recensioni ho scelto questo. L'ho pagato sui 80 euro, comunque vi lascio sotto il link se qualcuno ha il mio stesso problema, e comunque è una buona abitudine dormire con un cuscino sotto le gambe, perché ti aiuta tantissimo. E ora andiamo, dobbiamo uscire adesso dobbiamo uscire, lo metto qui e usciamo. Andiamo a fare un po' di compere, andiamo al centro commerciale Las Terrazas, così andiamo a prendere i regali e andiamo a fare un giretto. Siamo la famiglia mascherata, tutti belli mascherati. Ma si sentirà quello che dici più che altro, amore? Secondo non me lo so, niente. Non lo so, c'è anche Ricky mascherato, dove stai, amore? Sono qui. Eccolo! Tra l'altro gli avevo anche comprato una mascherina da bimbo, ma che ieri ha rotto. Muy bien! Scusa mamma! Amore, gel! Gel, vieni qua, amore! Gel, scusa!
Hola. Guarda amore, tu da piccolo avevi questo. Giuri? Ma sì. C'era ancora? No amore, li abbiamo regalati. Da chi? Ah, altri bambini. Bene. Ricky aveva una così. A me piace quella. Bellissima, tra l'altro gliel'ho montata quando una volta aveva la febbre. Wow, ti ricordi? Sì, non mi ricordo per niente. Sì, sì, gliel'ho montata in sala. Sì? Sì, sì, gliel'ho montata io. Ma è il padre di solito che monta le cose, amore. Sì, ma tu, amore, sei un cane a montare. Dobbiamo prendere un po' di regali per questo qua, il suo primo compleanno. Eh sì, eh. Sì, lo prendiamo e lo carichiamo in macchina. Sì. Abbiamo scelto i giochi. Tutti i giochi di Little Sebi, che si è svegliato, tra l'altro. Ricky è un po' indirizzato. Seba! Ciao! Mi piace un sacco, tra l'altro ha più funzioni, vedete, 4 in 1, la puoi utilizzare già da adesso, quando inizia a camminare, e poi più avanti, è proprio identica a quella che aveva Ricky. Guardate che chiosco bellissimo, sei stupendo, bellissimo. No, no, un attentato alla mia maschera. Oh, guarda, si vede il vestito che volevo far vedere, guarda. Ho tolto l'antiscivolo. No! Ti vengo in soccorso. La rotta? Ne avevo un'altra di riserva. Ah, mi stavo facendo la linguaccia. Abbiamo comprato anche un paio di cosette da Nike. Dove le metti le borse della Nike? Chi lo sa. Una corsa pazzesca perché dovevamo fare una spesina veloce e per fortuna c'era Lidl. Ho preso un po' di grana perché eravamo rimasti senza niente. Ho preso questo set per Sebi, ho preso un po' di cose veloci, ho preso il mio salmone preferito. Sapete che questo è il mio preferito in assoluto, quello del Lidl. Poi c'era la settimana italiana e ho preso questi gressini, bene bene bene. Sempre della settimana italiana ho preso questa gustosità super sbudriosa per il nostro pasto sgarro e poi un po' di frutta che non avevamo niente e adesso andiamo a mangiare un po' di avocadi, un po' di una spesina veloce veloce. Vado a sistemare la spesa che ho appena pulito, vado a preparare anche la cena, qualcosina di veloce. Abbiamo fatto una corsa perché dovevamo fare la spesa da Mercadona, una spesina veloce almeno per stasera e domani, perché non sono ancora andata a fare lo spesone e alla fine mi è venuto in mente che lì vicino c'era Lidl e io adoro Lidl, quindi commentate qui sotto con la parola Lidl, hashtag Lidl, per chi adora Lidl quanto me. Quante volte ho detto Lidl, 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 quindi commentate qui sotto con l'hashtag Lidl per chi ama Lidl. E noi ci vediamo con il prossimo vlog, che sarà il vlog super speciale con il compleanno di Sebastian. Sicuramente andremo al mare, sicuramente al 90%, dobbiamo capire come organizzarci. E niente, vi saluto, buonanotte, good night and good luck. Adesso vado a mangiare, c'ho una fame terribile, terribile.